È il mio primo speed date, sono piuttosto nervosa. Sono alta 1,55. I dettagli sul peso e l'altezza li fornirò nei prossimi incontri, se ce ne saranno. Sono già stata ad altri appuntamenti, sono un tipo difficile, lo so. Ma il fatto è che noi donne abbiamo bisogno di baci, di tenerezza. Per non parlare dello stare insieme, del condividere la vita. Chiedo troppo, lo so. Ma il fatto che voi siate qui mi fa pensare che state cercando qualcosa di serio, quindi andiamo al sodo. Non fumo, fumare è causa di rottura. Mangio carne rossa, se siete vegetariani è causa di rottura. Cerco di restare in forma e andare in palestra almeno 3 volte alla settimana. Mi aspetto che il mio compagno faccia lo stesso. Potrei guadagnare più di te, per me non è un problema. Lo è per te? Finisce qui. Amo cucinare, cucino tutti i giorni, tutto il giorno, ma i piatti toccano a te. Lavo, stiro, pulisco, ma mi rifiuto categoricamente di portare fuori la spazzatura e di cambiare le lampadine. Amo leggere e su questo sì, sono un po' strana. Vorrei che il mio compagno fosse un buon lettore. Se non sai chi è Dostoevskij, finisce qui. Amo la mia famiglia. Ci sentiamo molto spesso. Parlare male della mia famiglia ti è proibito nella maniera più assoluta. Parlare male della mia famiglia è causa di rottura. E se vengo a sapere che si è parlato di me come la stronza o la palla al piede, salta tutto. Quando mi arrabbio, suona più o meno così. Raramente piango, però quando succede voglio un abbraccio. Non ne voglio parlare, voglio solo un abbraccio. Ne uscirò fuori da sola. Se siete arrabbiati con me, ditemelo, perché se ne parla. Se siete passivi e aggressivi, finisce qui. Amo essere baciata sulla bocca, ma anche qui. Ma non sono perfetta, ho anche i miei difetti. Ho degli attacchi allergici. E quando ho questi attacchi mi prude l'interno delle orecchie. Per fermarlo l'unico modo è fare così. E poi non so per quale ragione, ma io adoro le dita. Ecco, ora lo sapete. Spero possiate innamorarvi di me e di tutti i miei difetti, perché in fin dei conti anche questi fanno in modo che io sia io. E sono una donna buona, ho un buon cuore e ho tanta voglia di ricevere e dare amore. Certo, a volte vi farò impazzire, ma qualche volta mi guarderete e vi meraviglierete del mio fascino, del mio intelletto, della mia grazia. Magari qualche volta mi guarderete e penserete: cavolo, però, sono fortunato a stare con una così. Che dite? Potete amarmi? Eh?